Un Cosenza rigenerato dopo la vittoria casalinga contro il Vicenza proverà a ripetersi anche nella trasferta di Perugia. I Lupi pare abbiano trovato in Gori e Caso i leader in grado di trascinarsi la squadra sulle spalle. I due si conoscono molto bene, avendo già giocato insieme ad Arezzo. In conferenza stampa, mister Zaffaroni però mantiene i piedi per terra, consapevole del fatto che la strada da percorrere è ancora lunga. Allora, per quanto riguarda il discorso delle aspettative, è logico che questo può avvenire al di fuori, giustamente, perché fa parte del gioco. Certamente noi che siamo dentro dobbiamo avere l'equilibrio di capire comunque, come ho detto dopo la partita, che è logico che non è che le cose che abbiamo detto per un mese sono finite tutte dopo una partita. Quindi è un percorso di crescita all'interno del quale ci potranno essere ovviamente degli alti e bassi, però dentro questi alti e bassi ci deve comunque essere sempre una crescita costante. L'entusiasmo è giusto che ci sia al di fuori, perché quando almeno le cose vanno bene è giusto che ci sia entusiasmo. Noi dobbiamo essere bravi a leggere questa euforia nella maniera corretta. Hanno giocato insieme ad Arezzo, hanno giocato insieme anche, hanno fatto credo una parte del settore giovanile alla Fiorentina insieme, quindi si conoscono da tanto tempo e quindi questo sicuramente può incidere in maniera positiva. Il Perugia è una squadra, sono d'accordo come hai detto te, che sicuramente con l'Ascoli per me ha fatto una buonissima partita, quindi è una squadra costruita bene, allenata bene, poi negli ultimi giorni di mercato ha preso gente come Matos, come Segre, quindi è una squadra anche a livello di nomi, secondo me, importante, e quindi stanno giocando anche bene, anche a Frosinone hanno fatto un'ottima gara, è una squadra in condizione che ti aggredisce, che non ti fa respirare, e quindi l'impatto sulla partita sarà importante. Hanno ritmi elevati e poi hanno qualità, perché hanno tanti giocatori di qualità, quindi è logico che sarà una gara complicata, perché giochiamo contro una squadra importante, secondo me, e quindi dovremo essere bravi a rimanere dentro il campo bene, a saper leggere i momenti della partita e saper interpretare bene le varie situazioni, perché ripeto, è una squadra che ti aggredisce, è forte, non ti fa respirare, quindi soprattutto anche l'impatto sulla partita deve essere un impatto giusto, è una squadra che ti attacca con tanti uomini e quindi bisogna mantenere grande equilibrio all'interno della partita, perché ripeto, al di là dei risultati che hanno fatto, le loro prestazioni sono sempre state ottime. Certamente, come hai detto tu, quando ci saranno le condizioni, adesso è un periodo dove non possiamo permetterci di fare cose particolari, dobbiamo fare le cose, poche cose ma bene, quello è importante, perché se no poi troppe cose fatte così creano solo confusione. Quindi noi oggi dobbiamo focalizzarci su l'essenziale, sulle cose che dobbiamo fare, perché il momento ci impone di fare questo per come siamo stati costruiti, e quindi in questo momento deve essere così. Poi, ripeto, secondo me la squadra deve andare in campo sapendo quello che in questo momento si può permettere di fare, cercare di farlo al meglio per tutti i 90 minuti. Ripeto, giochiamo contro una squadra insidiosa, come ho detto prima, una squadra forte, e quindi dovremo fare una grande partita.